Abituati ad essere osservata. Marikitas Hair Stylist, un team di professionisti al servizio della tua bellezza. Ampia scelta di tagli e stili per soddisfare le tue esigenze. Consigli, trattamenti, simpatia e sempre tantissime offerte. Per i clienti la Fidelity Card, che ti consente di scegliere un omaggio a tua scelta ogni 15 trattamenti. Marikitas Hair Stylist di Marta, Monica e Rosanna. Via Sfodelo 53, fronte piazzale della Pace, Alghero. Marikitas Hair Stylist. Sentirsi più belle ogni giorno. Buon ascolto, ben ritrovati con l'informazione regionale su Radio Onda Stereo. In studio Nicola Niedo, apriamo con la cronaca. Ha colpito la moglie con un martello e poi ha tentato di togliersi la vita con il gas. Omicidio nel pomeriggio di ieri a Dolianova. Un pensionato di 90 anni, Ignazio Pizzianti, avrebbe ucciso la moglie, Giuseppina Boi, di 87, e dopo averla lasciata a terra in una pozza di sangue sarebbe andato in cantina tentando di suicidarsi con il gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno salvato, ora si trova in ospedale a Cagliari. Non si conoscono le motivazioni del gesto. Due giovani di Budusò, Roberto Ghiso di 19 anni e Davide Ziri di 29, sono morti durante la notte tra sabato e domenica in un incidente stradale causato probabilmente dal maltempo. Le vittime viaggiavano su una Citroen C4 lungo la scorrimento veloce Bultei-Budusò. Sulla zona pioveva di rotto da varie ore e la strada era allagata. L'autista della Citroen ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guardrail. La mira di protezione si è infilata nell'auto e i due sono morti sul colpo. Sit-in pacifico davanti al Tribunale di Tempio Pausania, dove alcune decine di persone hanno protestato contro il trasferimento forzato di esponenti della criminalità organizzata italiana nelle carceri di Uta, Massama e Tempio Pausania, nel corso di una manifestazione organizzata da Progress Progetto Repubblica. Il gruppo indipendentista in varie occasioni ha chiesto di investire in altri tipi di infrastrutture piuttosto che nella costruzione di nuove carceri. E ritorniamo alla cronaca. Due giovani, Cristian Loro di Carbonia e Edveng Curilo, ucraino ma residente a Villa Cidro, entrambi di 19 anni, ospiti di un amico in una casa nelle campagne di Serrenti, sono stati salvati dai carabinieri. La casa stava bruciando per un cortocircuito all'impianto elettrico e non si sono accorti delle fiamme. Intossicati dal fumo hanno perso i sensi. Per fortuna la pattuglia è transitata in quel momento per un controllo e vedendo il fumo è intervenuta. I due sono stati portati in ospedale e non sono gravi. Sport calcio, il Cagliari sbanca l'Olimpico infliggendo una pesante sconfitta alla Roma per 4-2, una vittoria che rilancia il rossoblù in classifica e che allo stesso tempo costa la panchina di Zeman, esonerato poche ore dopo finita la gara. Tra i dilettanti, la Torres è sempre capolista in Serie D dopo il pareggio per 0-0 in casa dell'Ostia. In eccellenza vincono Taloro e Fertilia. La gara dell'Olbia invece è stata posticipata a giovedì prossimo. Ancora una sconfitta per l'Alghero, 2-0 a Tempio. E in chiusura le previsioni del tempo sulla Sardegna. Per le prossime ore, cielo sereno, venti deboli ma ricalmi. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7 gradi e una massima di 16. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti vi invito a visitare il sito internet all'indirizzo www.ondastereo.it.